Buonasera a tutti, sono Elena Vitti e oggi vi presenterò il Mupin Talk dal titolo Houston, abbiamo un computer. E in studio con noi abbiamo due appassionati dell'argomento, molto esperti, entrambi storici dell'informatica e appassionati di astronautica. Abbiamo quindi Denis Maggiorotto. Buonasera Denis. Buonasera a tutti, buonasera. E Pierantonio Manco. Buonasera a tutti. Allora, noi oggi vi parleremo quindi di computer e di missioni spaziali. Si sente parlare di computer, il computer che ha portato l'uomo sulla Luna, ma in realtà sappiamo che sono stati molti computer e oggi i nostri esperti ci introdurranno a questo argomento. Quindi io inizierei magari a chiedere a Dennis cosa ci dice di questo argomento, quindi come ce lo puoi introdurre. Perfetto, grazie Elena. Sì, dunque, allora, i computer che hanno portato l'uomo sulla Luna, è giusto usare il plurale proprio perché non ce n'era uno solo. Questa sera ne descriveremo almeno tre. Fatto, diciamo, salvo che comunque l'elettronica che ha aiutato l'uomo ad andare sulla Luna era composta da tantissimi particolari. Intanto, se dalla regia partono, diciamo, le prime schermate, volevo parlarvi del contesto, cioè da come siamo arrivati alla missione Apollo e al grandissimo successo dell'Apollo 11. Eccolo qua. Vediamo in questa slide, vediamo il presidente Kennedy che il 12 settembre 1962 fece un discorso che di fatto lanciò questa grandissima corsa allo spazio da parte dell'America, che in realtà si trovava ad inseguire proprio perché per ben due volte è arrivata seconda nei confronti della Russia, perché la Russia era riuscita per prima a lanciare un satellite artificiale in orbita terrestre, grazie allo Sputnik 1. E un'altra volta la Russia era riuscita a sorpassare proprio sul filo del rasoio, si parla di alcuni mesi, di anticipo, lanciando il primo uomo in orbita terrestre, Yuri Gagarin, a bordo della navicella Vostok 1. Questo discorso che fece Kennedy lanciò quella che è stata poi la rincorsa e il definitivo sorpasso dell'America nei confronti dell'Unione Sovietica. Leggiamo, diciamo, queste frasi che ho riportato su questa schermata, credo siano indicative di quanto l'America teneva a primeggiare nella corsa allo spazio. Kennedy disse: abbiamo scelto di andare sulla Luna in questa decade e di fare altre cose che riteniamo essere difficili. Lo facciamo proprio perché sono difficili e perché questi obiettivi ci daranno la possibilità di organizzarci e misurare il meglio delle nostre energie e capacità, perché questa sfida è quella che vogliamo accettare, che non vogliamo più posticipare e che intendiamo vincere, così come tanti altri. Ecco, questa frase risuonò all'interno del Rice University Stadium a Houston, di fronte a una folla di 30.000 persone, e diede l'inizio a quella che fu poi di fatto una corsa che l'America vinse proprio conquistando la Luna per prima. Ecco, nella slide successiva voglio anche farvi vedere qual è stato poi il risultato, perché poi 7 anni dopo questo discorso, grazie al vettore Saturn V, siamo finalmente riusciti a raggiungere questo traguardo. Diciamo noi come umanità, sicuramente gli Stati Uniti. Quindi, se riesci a mettermi la slide successiva, perché il Saturn V di fatto era un vettore, si parla del vettore più potente che fosse stato mai costruito, sicuramente allora, probabilmente ancora oggi. Io vedo ancora quella precedente, ma per me non è un problema. Ecco, il Saturn V, pensate, oggi lo possiamo paragonare in altezza al Bosco Verticale, che è quel palazzo, quel grattacielo che troviamo a Milano in zona Garibaldi. Era alto quasi 110 metri, aveva un diametro di 10 metri. Il diametro, pensate, corrispondeva a circa 2/3 della Torre di Pisa alla base, e aveva una massa di 2.970 tonnellate. Questa massa corrisponde indicativamente a 2.400 Fiat grande punto che dovevano essere lanciate sulla Luna, quindi la spinta che da terra doveva poi diciamo
portare le capsule Apollo sulla Luna doveva essere in grado di alzare una massa di questo tipo. Quali erano i computer che in questo caso avevano un ruolo fondamentale? Il primo computer si chiamava LVDC, Launch Vehicle Digital Computer, ed era situato in quell'anello nero che sta, diciamo, circa 93 metri d'altezza, l'ultimo anello nero prima della cima del vettore. Questo computer, LVDC, di cui parleremo dopo, era di fatto il vero e proprio navigatore automatico del vettore Saturn V, che aveva, diciamo, alcune orbite necessarie, che doveva seguire alcune orbite per poi, diciamo, consegnare le capsule Apollo sull'orbita traslunare verso la Luna. Ecco, questo LVDC di fatto aveva una durata di circa 2 ore, perché circa 2 ore era il tempo che impiegava il vettore Saturn V a staccarsi da terra. Anzi, in realtà l'LVDC veniva già utilizzato alcuni minuti prima del lancio per fare tutta una serie di controlli del vettore, tipo la temperatura, pressione, tutto quello che naturalmente era la telemetria di bordo. Subito dopo il lancio, l'LVDC era, come dicevo prima, il vero e proprio navigatore ed era responsabile a guidare quello che era Saturn V fino all'inserzione in orbita terrestre e poi subito, diciamo, dopo il cambio di orbita per dirigere il vettore verso la Luna. Si parla di un ciclo di vita che durava circa 2 ore. Dobbiamo anche dire che l'LVDC non aveva un'interfaccia grafica, qui era semplicemente un, diciamo, chiamiamolo microcontrollore, quello che oggi chiameremo microcontrollore. Poi dopo vedremo che in realtà di micro non c'era assolutamente nulla con la tecnologia che avevamo a disposizione negli anni 60. Ecco, se guardiamo poi la slide successiva, io da qui li vedo. Ok, perfetto. Ecco. L'LVDC era quel computer che, come vi dicevo, era situato in quell'anello collocato in cima al terzo stadio del Saturn V, ed era di fatto una scatola che era collegata a tutta la sensoristica di bordo grazie a degli adattatori. Quindi, di fatto, era responsabile di, diciamo, controllare tutta la sensoristica e di impartire delle istruzioni al vettore proprio per posizionarlo nell'orbita corretta in un determinato momento. Volendo dare alcuni dati dell'LVDC, quindi slide successiva, eccola qua. L'LVDC, che l'acronimo abbiamo già detto, vuol dire Launch Vehicle Digital Computer. Era un computer sviluppato da IBM, quindi la NASA all'epoca diede una commessa a IBM per costruire proprio questo computer. Aveva una velocità di calcolo, quello che oggi chiameremo clock, di 2 MHz circa, che equivaleva a 12.190 istruzioni al secondo. Dopo questi dati li metteremo anche in comparazione con dei computer più conosciuti al giorno d'oggi, proprio per capire qual era la reale potenza di calcolo di questo computer. Aveva una memoria di 106K, e questo di solito è un dato che fa pensare tantissimo, soprattutto paragonandolo a un telefono cellulare del giorno d'oggi. Probabilmente noi con un telefono cellulare, nonostante la capacità di calcolo, non saremmo riusciti ad arrivare sulla Luna, proprio perché questi computer erano realizzati in maniera molto verticale sul ruolo che dovevano avere all'interno della missione. Quindi, andando a verticalizzare così tanto l'hardware e il software che veniva prodotto, riuscivamo a fare tantissime cose stando nei limiti che in quell'epoca la tecnologia purtroppo ci imponeva. Ecco, 106 K di RAM a fronte di 32 kg di peso. Quindi, prima l'ho chiamato microcontrollore in maniera un po' ironica. E quindi era grande 74 per 32 per 27 centimetri, aveva una potenza di 137 watt. Poi, diciamo, nel corso delle missioni Apollo, questo computer era stato anche evoluto da 4 a 8 moduli di memoria, quindi non è stato sempre,
diciamo così, utilizzato nella stessa identica versione con la quale era stato costruito. Se passiamo alla slide successiva, lo possiamo paragonare ad altri due computer che magari sono, ci danno la possibilità di capire quanto esigua fosse la capacità computazionale dell'LVDC. Lo mettiamo, diciamo così, in paragone con un Commodore 64 e un PC dell'era, diciamo, dei giorni d'oggi, anche se, diciamo, qua prendiamo come esempio un PC del 2012. Ecco, il PC del 2012 era circa 1 milione di volte più veloce dell'LVDC, con appunto 12, diciamo, prima abbiamo detto, se non erro, 12.190 istruzioni al secondo. Per quanto riguarda la memoria, un computer del 2012 era circa 37.735 volte più capace rispetto all'LVDC. In questo caso possiamo anche vedere che l'LVDC aveva comunque quasi il doppio della memoria di un Commodore 64 dell'82. Quindi comunque era, come diciamo, potenza computazionale non era trascurabile, calcolando che si trattava di almeno 20 anni prima. Quindi passiamo pure alla slide successiva. Dimmi. No, è molto interessante. Ci stai dando un sacco di informazioni molto, molto precise e quindi riusciamo a capire qual è l'ordine di grandezza. Stiamo parlando veramente di qualcosa di impressionante. Quindi ce lo dicono anche i nostri ascoltatori. Dicono proprio che è un peso notevole, è un'altezza notevole di questi oggetti. Esatto, io tendo sempre a fare questi paragoni perché snocciolare numeri lasciati così di per sé tendono a non rendere l'idea, no? Quindi bisogna sempre poi paragonare questi numeri a quello che abbiamo più familiarità nell'utilizzo al giorno d'oggi, quindi un telefono cellulare, un Commodore 64, visto che gli amici del Mupin sicuramente arrivano da quel tipo di computer lì. E quindi, e poi paragonandolo ad un computer che probabilmente utilizziamo al giorno d'oggi per lavorare. Volevo parlare ancora di un altro computer, in realtà ne sono stati utilizzati ben 5, ed è l'IBM System 360 Model 75. Questo era di fatto un vero e proprio mainframe, da qui ha avuto poi un'evoluzione, tutta quella che è l'industria dei computer utilizzati dalle aziende. Questi, l'IBM System 360 Model 75, ne sono stati utilizzati ben 5 all'interno della quello che prende il nome di Real Time Complex. Era un complesso appunto ospitato dalla NASA, responsabile di controllare tutte le operazioni, tutta, diciamo, la telemetria che nel frattempo arrivava sia dal razzo Saturn 5 sia dal command del Lunar Module, e oltretutto rifare eventuali calcoli per verificare che i calcoli fatti a bordo sul computer di cui dopo ci parlerà Pier Antonio fossero realmente corretti. Si chiamava, diciamo, Real Time Complex perché questi computer, ripeto, 5 erano in grado di svolgere questi calcoli in tempo reale. Questo computer era di nuovo costruito da IBM ed è diventato poi un computer commerciale, quindi la grande differenza rispetto all'LVDC è proprio perché questo computer ha poi dato il via ad una linea che si è sviluppata commercialmente grazie all'IBM. Volendo anche qui dare alcuni dati per descriverlo meglio, diciamo che aveva un clock di 5 MHz. Voi pensate all'epoca 5 MHz, si parla del 1966, quindi era comunque un grandissimo risultato tecnologico, era in grado di fare 940.000 istruzioni al secondo, aveva una memoria massima di 1 mega. Ecco, io mi ricordo che alla metà degli anni 90 avere 1 mega significava avere un Amiga 500 con un'espansione, quindi, ma si parla di metà degli anni 90. Qui diciamo siamo riusciti ad avere la stessa memoria circa 30 anni prima. Tuttavia, quello che non sarebbe entrato in casa mia è proprio un IBM System 360. Aveva un peso di 2,4 tonnellate, pensate.
e aveva una potenza assorbita di 10 kW. Quindi fondamentalmente è vero che tecnologicamente era sicuramente più avanzato e potente, però aveva delle dimensioni e un consumo che non erano assolutamente trascurabili. E invece Pierantonio, come ci puoi introdurre questo argomento? No, questa sera vorrei parlarvi invece della GC, cioè dell'Apollo Guidance Computer. Era un computer che era a bordo dei moduli che effettivamente facevano il viaggio verso la Luna. Il Saturno era composto da un vettore che era comandato dal computer che vi ha raccontato Dennis fino a poco fa e da un'astronavina, che vi faccio vedere in formato Lego, che invece faceva il viaggio vero e proprio fino alla Luna. Ce n'erano due di AGC, uno sul modulo di comando e uno sul modulo lunare. Questo computer è stato costruito a partire dal 1961, data in cui venne firmato il contratto. Vi lavorò principalmente la Raytheon, e fu uno sforzo ingegneristico veramente enorme. Tenete conto che come dimensioni è simile a quello del computer che diceva Dennis, pesava 32 kg, eccetera, era solo un pochino più compatto e consumava meno, ma faceva veramente un sacco di calcoli. Quello che vedete adesso è come gli astronauti interagivano con quel computer. Avevano a disposizione un display con dei pulsanti che somiglia un pochino a una calcolatrice e questa era tutta l'interfaccia che c'era. Quindi non è che c'era il mouse o la tastiera o qualche cos'altro. Questa era l'interfaccia del sistema. Ed è stata una scelta di ergonomia incredibile, se vi interessa, perché dovete tenere conto che quell'oggetto lì doveva essere utilizzato anche con i guanti di una ruta spaziale. Quindi non è che c'era molta precisione nei movimenti, bisogna avere un'interfaccia veloce, semplice da utilizzare anche in momenti di grande stress. Questo oggetto era stato costruito con ben 2800 circuiti integrati, una novità dell'epoca, che erano stati inventati solo qualche anno prima. Questi 2800 circuiti integrati messi insieme costruivano tutta la logica che serviva per far funzionare questo sistema. Perché era necessario avere un computer sulle navette che andavano fino alla Luna? Il motivo era questo. La Luna è distante 1,5 secondi luce dalla Terra. Quindi un calcolo che veniva fatto sulla Terra dai mainframe arrivava almeno 1,5 secondi dopo all'astronave. Questo era un tempo inaccettabile, soprattutto durante le manovre. Quindi era necessario avere a bordo un sistema che fosse in grado di fare dei calcoli e eseguire tutte le operazioni necessarie in tempo reale. Ed è proprio il tempo reale la novità principale di questo computer. È stato il primo computer in tempo reale vero e proprio che è stato progettato, perché si occupava di una serie di compiti molto ampia, controllare tutti i sistemi di bordo praticamente in continuità, in modo da garantire che il sistema continuasse a funzionare. In questa foto vedete le dimensioni della GC, che era riscatolato in maniera molto attenta, perché doveva sopportare delle sollecitazioni notevolissime, che era quella di un viaggio spaziale. Ogni esemplare era sottoposto a tantissimi test, veniva preso anche addirittura a martellate a volte, veniva messo ad alta temperatura, a bassa temperatura, nel vuoto, nelle radiazioni, eccetera, in modo da rendere l'oggetto affidabilissimo. Per renderlo affidabile sono stati spesi circa 2/3 del budget era a disposizione per costruire questa cosa qui, proprio non tanto per costruire l'oggetto, ma per trovare tutti gli accorgimenti per renderlo veramente molto molto affidabile. Il software di questo sistema era però la parte più difficile, cioè non è stata l'hardware il vero problema, anche quello è stata una sfida tecnologica importantissima, ma non era stato il problema principale,
Ma del software perché non si aveva, letteralmente nessuno aveva esperienza di software real time. Visto che era il primo computer, nessuno aveva questa esperienza. E costruire questo software è costato tantissima energia e dei cervelli migliori dell'epoca, letteralmente i migliori informatici che c'erano all'epoca, che comunque non erano tantissimi. Infatti, fu progettato dal MIT, che aveva costruito tutta una serie di software, di emulatori, di programmi, eccetera, per simularlo, per consentire ai programmatori del vero software di costruire tutto quello che era necessario. La costruzione del software, tra l'altro, in questo progetto mise in evidenza i problemi che ci sono nella costruzione del software, che prima non erano assolutamente evidenti. Per esempio, bisogna avere delle specifiche, bisogna fare test, bisogna ricontrollare tutto, documentarlo, avere un ciclo di progetto preciso, eccetera. Tutte cose che chi lavora nell'informatica adesso dà per scontato che dovrebbe essere così, ma che all'epoca erano veramente una scoperta. Anche perché tenete conto che la NASA era brava a costruire razzi e aerei, ma computer non aveva nessuno. Era veramente una novità perché i computer erano stati inventati solo pochi anni prima e soltanto negli anni della corsa allo spazio sono diventati sufficientemente affidabili e piccoli per poter essere utilizzati nelle catture spaziali. L'AGC venne utilizzato per i voli spaziali, nelle capsule Apollo. Venne utilizzato anche per i voli Skylab, in cui era il computer principale. Skylab è un programma di laboratorio spaziale che era nei primi anni 70, cioè subito dopo la fine del corso alla Luna, e venne utilizzato anche sull'F-8, che era un caccia bombardiere tra la fine degli anni 50 e metà degli anni 80 venne utilizzato dalla Marina americana. Venne utilizzato anche su alcuni di questi aerei per provare il fly by wire, cioè quella tecnica che consente di pilotare senza sistemi meccanici e idraulici gli aerei. Ed è tuttora la tecnologia che viene utilizzata per muovere quasi tutti gli aeroplani. Ovviamente non viene utilizzato l'AGC su tutti gli aeroplani, viene utilizzata però la stessa filosofia. Altra cosa interessante è che l'AGC fu protagonista dei momenti forse più drammatici delle missioni Apollo. Vi sono due esempi che secondo me vale la pena ricordare. Il primo riguarda proprio il volo dell'Apollo 11. Immaginate questo, stiamo per atterrare sulla Luna. Siamo veramente lì per arrivare a toccare per la prima volta la Luna. E il computer comincia a dire errore, errore, errore. Panico non soltanto tra i due astronauti dell'EM che stava atterrando sulla Luna, ma anche a terra erano tutti paralizzati dal terrore perché non si riusciva a capire il codice 1202 cosa volesse dire. Il computer continuava a dire 1202, 1202 e nessuno, neanche nelle simulazioni, aveva mai visto questo errore. Il panico si era diffuso. Steve Bace, che era il capo dei sistemi informatici della capsula, non aveva mai visto questa cosa qui. E allora cominciò a, non dico andare in panico perché era un professionista, però cominciò a capire a chi indirizzare la richiesta per sapere chi era. La questione. Prima ancora che lui riuscisse a capire qual era il gruppo che poteva sapere questa cosa, arriva un ragazzino di 24 anni, che era Jack Garman, che dice: Sì, non vi preoccupate, so che cos'è, andate pure avanti, sono sicuro che non ci sono problemi. Effettivamente era un errore dovuto a un sovraccarico, nel senso che in quel momento il computer era un pochino sotto stress per il carico elaborativo che stava affrontando e il 1202 stava semplicemente a dire guardate, lascio perdere i compiti a bassa priorità, tipo controllare quanta aria c'è nei serbatoi dell'ossigeno,
in modo da poter dedicare la mia attenzione ai sistemi più cruciali, tipo l'assetto. Per fortuna, questo errore si presentò parecchie volte, 5 volte in tutto, se non ricordo male, però ogni volta era semplicemente questo sovraccarico di lavorazione, e quindi, come tutti sappiamo, l'atterraggio andò abbastanza bene. Questo mette in evidenza, tra l'altro, la bontà dei programmi che erano stati scritti per l'Apollo, per la DC, perché anche in situazioni critiche il sistema, anche se in maniera un pochino degradata, continuava a funzionare. Quindi era veramente l'affidabilità la cosa che erano riusciti a ottenere i programmatori. Un altro interessante episodio che vede coinvolto la DC è quello che successe nell'Apollo 14. Immaginate questo, siamo in questa situazione. Siamo nello spazio, ok, partiamo perché dobbiamo arrivare sulla Luna. Si stacca, ok, è tutto pronto, stiamo per andare. E poi sulla console viene fuori un bel pulsantino rosso, grande così, ho scritto abort. Abort vuol dire si torna a casa. È andato tutto male, bisogna tornare a casa. Nessuno degli astronauti aveva ovviamente premuto il pulsante abort. A terra non riuscivano a capire di che cosa si trattasse. Erano lì che stavano cercando di capire di che si trattava, intanto i due oggetti se ne stavano lì in sospeso e bisognava capire, buttiamo via la missione e torniamo a casa oppure proviamo ad atterrare sulla Luna? Ebbene, visto che la missione precedente era andata male, che era la missione Apollo 13, diciamo, andata relativamente male, e sì, proprio era uno di questi, questo il pulsante rotondo che si era acceso. Cos'è che è successo? Che i signori hanno cominciato a capire qual era il problema. Dietro quell'andatura, tutte le sollecitazioni a cui era stato sottoposto il Lemma durante il viaggio aveva rotto delle saldature, quindi c'erano dei pezzetti di saldature che facevano contatto. In quel momento la DC non stava facendo girare il programma che verificava quel pulsante. Quindi non era successo nulla di particolare, ma appena sarebbe iniziata la discesa vera e propria, quel pulsantino, appena quel piccolo pezzo di saldatura avesse fatto contatto, avrebbe determinato la conclusione della missione. E allora a terra e sulla sua nave cominciarono a pensare a come risolvere la questione. Ci vuole un paio d'ore e riuscirono a fare quello che è la prima patch di software che è stata inventata, no? Di cui si ha notizia. Cioè, un piccolo pezzo di software che è stato modificato sul momento per risolvere un problema. Non sto a raccontare i dettagli che potete trovare, ma fu una serie abbastanza lunga di manovre manuali, istruzioni, programmi non documentati, eccetera, che riuscirono a evitare questo problema. E poi vi fu l'effettivo atterraggio, l'Apollo 14 atterrò tranquillamente senza nessunissimo problema. Quindi la DC ha fatto veramente la storia anche su queste cosette che sembrano piccole, ma in quel momento davvero emozionanti. La DC, volevo dirvi, i programmi erano cablati nella memoria, poi magari vi racconto un po' meglio della memoria. E non era facile modificarli, anzi era praticamente impossibile. Nonostante questo, gli astronauti conoscevano così bene il sistema che riuscivano a utilizzarlo per fare cose per cui non era addirittura previsto. Quindi avevano addirittura un gioco. Sembra una cosa strana che degli astronauti, mentre erano sulla Luna, facessero un gioco. Era un gioco ovviamente per astronauti, non era un gioco che facevano normalmente, ed era questo. C'era l'astronave che stava viaggiando e doveva mantenere un assetto preciso. E gli astronauti ovviamente facevano il possibile, visto che erano dei piloti, facevano il possibile per tenere l'assetto migliore possibile. Ma ogni tanto bisognava verificare se questo era davvero preciso. Allora cosa succedeva? Veniva attivato un programma che chiedeva a terra la posizione precisa dell'astronave per verificare che la GC avesse effettivamente la posizione che ci si aspettava.
Sul display che avete visto prima c'era un display numerico, veniva fuori alla fine di questo programma il numero che indicava quanto era distante, quanto era la correzione da applicare per far tornare l'astronave nella giusta posizione. Il gioco era ottenere 5 palle, nel senso 5 zeri, ovvero avere il massimo della precisione. A questo gioco giocarono tutti gli astronauti in volo, sia all'andata che al ritorno dalla Luna, cercando di ottimizzare tutto quello che si poteva. Vedete, qua c'era proprio l'indicazione. Qua fa vedere il 1202, errore di cui parlavo poco prima. Tra l'altro, se lasci un attimo questa, vi spiego un attimo come veniva utilizzato questo display. Per attivare un programma si utilizzavano i comandi verb e noun, cioè verbo e nome. Verbo e nome erano, verbo era il nome del programma, il programma da utilizzare. Per esempio, verifica quanto carburante abbiamo. E nome era l'eventuale parametro da utilizzare, no? Per esempio, quanto carburante c'è nel serbatoio 2? E si utilizzava il programma 14, quindi si faceva verb 1.4, noun 0.2, proceed, pro, e partiva un programma che faceva questa verifica e ti diceva quanto carburante c'era nel sistema. Oppure si faceva partire un programma, no? Quindi si faceva per esempio P66, che era il programma che veniva utilizzato per fare l'atterraggio automatico, o il P65 per quello semiautomatico, eccetera. Ogni fase del volo aveva i suoi programmi da utilizzare e c'era una checklist abbastanza corposa. Tenete conto che sull'Apollo c'erano quasi 2 quintali di carta, tra manuali e cose di questo tipo, checklist, manuali, carte, eccetera. E ognuno su queste carte c'erano scritto quali erano i programmi da utilizzare momento per momento, situazione per situazione. Bah, vi ho più o meno raccontato come era fatto questo oggetto qui. Se ci sono questioni o domande. Okay, no, iniziamo subito con una domanda per Dennis. Passiamo la palla a lui che si è riposato, soprattutto secondo me un po' invidioso dei tuoi effetti speciali, altro che slide. Qua abbiamo proprio i modellini, vediamo anche dietro di te, Pierantonio, la scatola del modello Lego, ma penso che ce l'abbia anche Dennis. Guardi, sono pronta a scommetterci. Eccolo qua, ce lo fa Ecco vedere tutto qua, in sì. Ce audio, però lo vediamo meglio. l'ho Dennis, anch'io, ahimè, non montato. Non so se Pierantonio ha avuto tempo di finirlo. guardate Io. che meraviglia, eh? Cioè, questo qua è un oggetto bellissimo. Sei preparato, non ha scritto, non ha Sì, fatto delle slide, ma sei preparato proprio sul campo. E a proposito di sì. Sì. come si creano questi oggetti, volevo chiedere a Dennis come sono stati creati e quali sono le innovazioni tecnologiche introdotte da questi oggetti, perché spesso sentiamo dire da una indagine della NASA, da un progetto NASA e vediamo un aspirapolvere poi. Però in realtà quali sono queste innovazioni tecnologiche che poi vediamo anche ai giorni nostri ormai anche? Certo, allora, ma sul dettaglio costruttivo, tenete presente che i computer LVDC, così come l'IBM System 360, erano stati costruiti da IBM, che ha sempre avuto molta cura, diciamo, del progetto e della proprietà intellettuale dietro il progetto. Quindi sui dettagli costruttivi, anche ai giorni d'oggi non sono arrivate troppe informazioni. Addirittura l'LVDC, spesso gli appassionati lo chiamano il computer dimenticato, proprio perché nonostante avesse avuto un ruolo fondamentale, anche se poi la sua durata, abbiamo detto prima, si è esaurita nel giro di un paio d'ore, sul dettaglio implementativo non abbiamo troppe informazioni. Posso dire però che l'elettronica, quella sì, era l'elettronica discreta disponibile all'epoca, anche le memorie, so che ad esempio prima abbiamo visto alcune immagini, forse anche dopo Antonio parlando dell'AGC parlerà delle memorie a nuclei di ferrite. Ecco, si trattava di elettronica discreta dove di fatto veniva
diciamo, tessuta, il software veniva tessuto all'interno di nuclei di ferrite, quindi era un qualcosa di veramente, diciamo, inimmaginabile ai giorni d'oggi. Tuttavia iniziava a farsi strada anche la logica integrata, quindi la logica digitale, non possiamo parlare di microprocessori, ma diciamo di transistor, ed è poi quello che ha scatenato la rivoluzione tecnologica negli anni successivi. Possiamo dire che il primo microprocessore, che comunque sarebbe arrivato qualche anno dopo, microprocessore vuol dire tutta la logica necessaria a far funzionare un computer in un singolo chip. Non eravamo ancora dotati di questo tipo di tecnologia, ma questa corsa allo spazio diede il là proprio per poterci arrivare sicuramente molto prima rispetto a se questa corsa allo spazio non fosse avvenuta. Poi, vabbè, di tecnologie, insomma, al di là di quelle informatiche, la corsa allo spazio ne sta ancora tutt'oggi portando sulla Terra tantissime. Tu prima hai citato l'aspirapolvere, e io potrei dirti che il trapano Black & Decker è di fatto un oggetto che è stato ispirato proprio al trapano che gli astronauti hanno portato sulla Luna per prelevare dei campioni di roccia lunare. Quindi, non solo nell'informatica, ma in tutto l'ambito scientifico, tecnologico, le missioni spaziali hanno ancora oggi un grandissimo ritorno sulla Terra. Grazie mille. Allora io invece chiederei per Antonio, cambiando leggermente argomento, come era fatto il computer delle missioni spaziali precedenti e quando hanno iniziato a utilizzare dei computer per manovrare razzi? Immaginiamo di essere all'inizio degli anni 60. I computer erano oggetti, come ha descritto anche Dennis, enormi, che occupavano delle stanze. Nessuno aveva neanche in mente la possibilità di portare un computer nello spazio. Era perché erano piloti, si volava con gli aerei e si immaginavano che le astronavi fossero degli aerei più sofisticati. Però volare nello spazio è difficile, perché non ci sono punti di riferimento, perché è veramente complicato. Le prime capsule non avevano un computer a bordo, tutti i calcoli venivano fatti dal computer di terra che effettuava tutte le elaborazioni necessarie e le inviava al pilota che effettuava manualmente i cambiamenti. Le capsule Mercury erano fatte in questo modo. Però ci si rese conto che mentre le capsule Mercury erano delle missioni relativamente semplici, fai un giro attorno alla Terra e poi torna a casa, più o meno era così. Le capsule Gemini, cioè quelle della generazione immediatamente precedente a quella Apollo, erano molto più complicate perché dovevano fare una serie di manovre anche molto molto complesse, perché andare sulla Luna richiedeva agganciare veicoli nello spazio, trovarli precisamente, avere un riferimento a terra, cioè c'era una complessità elevata che non poteva essere delegata soltanto al computer di terra per due motivi principali. Il primo, perché non è detto che la comunicazione fosse affidabile. Fino al 1966, una capsula che volava nello spazio non poteva essere coperta completamente dai punti radio che c'erano sulla Terra, perché girando attorno sorvolava delle zone che non erano coperte. E fino al 1966, qui vedete una Gemini. Fino al 1966 non c'erano punti in cui andare, c'erano dei punti nell'orbita in cui non si poteva comunicare, quindi in quei momenti bisognava avere un backup. Il secondo motivo era questo: noi stiamo parlando di un computer che doveva aiutare a fare dei calcoli che erano assolutamente complicati e controintuitivi per i piloti. I piloti, quando volavano, sapevano, per esempio, che se tiravi la cloche, l'aereo andava verso l'alto. Nello spazio invece è il contrario. Cioè, se uno aumenta la velocità, il sistema si solleva, se abbassi la velocità, il sistema si abbassa, ma in quel momento. Dalla parte opposta all'orbita invece avviene esattamente il contrario. I movimenti erano quindi assolutamente controintuitivi. Occorreva quindi e poi non c'erano punti di riferimento, non c'erano montagne, mari, colline, niente. Occorreva quindi un sistema informatico per farlo. Il primo computer che volò nello spazio fu il GCC, cioè il Gemini Guidance Computer, che era un computer a un bit, uno. Il computer a 16 bit, che erano la GC e anche le
l'LVDC erano a 16 bit essenzialmente, questo era un bit, e aveva una potenza di calcolo veramente ridicola, aveva un clock a 7 kHz, non 2 MHz, 7 kHz, quindi circa 30 volte meno veloce, e pesava altrettanto, e faceva calcoli soltanto interi, soltanto su numeri interi. Quindi era molto limitato, ma era comunque sufficiente per le capsule che c'erano. Qui vedete l'interno di una capsula Gemini, se non sbaglio, e c'è, sì, sicuramente, e c'era il sistema di calcolo che veniva, ma non era un computer real time come la GC. Il sistema funzionava in questo modo, riceveva dati da terra, oppure dagli astronauti inserendoli con la tastiera, e effettuava i calcoli che servivano per fare le varie manovre nello spazio. Per esempio, voglio raggiungere il satellite lì per agganciarmi, il sistema faceva tutti i calcoli, ok, orienta l'astronave in questa direzione, dai potenza al motore per 3 secondi, e dopo 12 minuti e 15 secondi otterrai la posizione che vuoi. Cioè, venivano fuori una serie di calcoli complicatissimi che venivano fatti su questo computer. Questo computer, ve lo dico come nota, aveva tali limitazioni che di memoria a disposizione che non teneva tutti i programmi necessari. A bordo si portavano dei nastri magnetici, come delle cassette, quelle del Commodore 64, che contenevano i programmi, e quando doveva essere utilizzato il programma, questo veniva caricato. Quindi l'astronauta inseriva la cassetta, tra virgolette, non è che la inseriva, la attivava, diciamo. Dopo circa 7 minuti questo oggetto qui riusciva a caricare tutto il programma e lo eseguiva, perché aveva veramente una potenza di calcolo modestissima, molto più modesta di quella della GC, che era un computer molto più complicato, molto più complesso, che faceva calcoli non solo in virgola mobile, ma addirittura calcoli vettoriali, matriciali, per calcolare una serie di cose molto complesse. Questo era per rispondere alla tua domanda. Quindi prima c'erano dei computer, ma erano meno sofisticati. Grazie mille, non riesco mai a sorprendere. Vediamo con questa. Noi adesso vediamo un sacco di foto che ci fate vedere, un sacco di informazioni che ci state fornendo, ma io ho sentito parlare a Dennis di segretezza. Quindi, Dennis, è vero che le tecnologie dell'epoca all'epoca erano segrete? Sì, sicuramente. Sicuramente anche appunto perché, come vi dicevo, IBM teneva molto al proprio progetto, alla proprietà intellettuale che ricopriva i vari computer che aveva progettato. C'è anche un piccolo aneddoto: addirittura IBM tentò, attorno al 63-64, se non erro, di proporre alla NASA di affidare a IBM anche lo sviluppo dell'AGC, quindi dell'Apollo Guidance Computer, quello di cui ci ha parlato Pier Antonio poco fa. Non ci riuscì, la NASA preferì comunque i Draper Laboratory e quindi l'MIT per la costruzione di quel computer. Però c'è questo piccolo aneddoto che già all'epoca comunque IBM fece la propria parte commerciale, quindi tentò di prendere, diciamo, tutta la torta. Erano sicuramente progetti molto riservati, sia da parte di IBM sia da parte della NASA. Ricordiamoci che era in atto una guerra fredda, chiamiamola così, una guerra allo spazio nei confronti dell'Unione Sovietica, per cui ogni dettaglio non poteva assolutamente trapelare. Sicuramente dell'LVDC molti dettagli sono venuti fuori solo in un secondo momento, ma non sono ancora venuti fuori tutti. L'LVDC, come vi dicevo prima, alcuni lo chiamano il computer dimenticato proprio perché ad oggi non esiste una copia funzionante, ad esempio, del software che eseguiva questo tipo di computer. Si pensa che l'unica copia di software funzionante sia quella a bordo del Saturn V della missione Apollo 18, che, come sapete, non c'è mai stata, perché dopo l'anno 72 la NASA ebbe un crollo di investimenti nei confronti della, diciamo, della corsa allo spazio. Oramai la Luna era conquistata, non c'era più tutta questa
importanza nel tornarci. E quindi probabilmente l'unica copia di software del computer LVDC è quella tutt'oggi presente nel vettore Saturn V che è esposto presso i locali della NASA, proprio legato alla missione Apollo 18. Quindi sì, erano progetti molto segreti, qualcosa continua a essere segreto tutt'oggi. Bene, bene, quindi ci hai chiarito anche questo dubbio. Io chiederei a Pierantonio, che mi aveva inviato il materiale per prepararmi, io che sono una prof, quindi sono un po' secchiona, mi sono preparata e ho visto qualcosa di particolare. Cosa ci puoi dire di quelle immagini dove vediamo delle signorine che arrotolano a mano dei cavi di rame? Oh, guarda, questa è una cosa interessante, perché dovete immaginare... questa cosa qui, c'erano i programmatori che sviluppavano il software e non lo potevano provare perché la GC lo stavano costruendo, e quindi sull'IBM 360 c'erano tutti gli emulatori che funzionavano. Quando il software andava abbastanza bene, veniva messo su nastro e passato alla Raytheon, che era l'azienda che si occupava di costruirla. E come facevano a programmare la GC? Ebbene, facevano proprio così, cioè costruivano, mettevano degli anelli di ferrite, degli anellini magnetici molto piccoli, in cui delle donne, perché erano tutte programmatrici, tutte donne, anche vecchiotte a volte un pochino più attempate effettivamente, che mettevano con una cura incredibile dei fili di rame piccolissimi entre questi anelli piccolissimi, in modo da programmare gli zeri e gli uni che erano il programma. Per costruire la memoria, che dovete immaginare quella della GC, erano 38 word da 38 kiloword di memoria, quindi c'era un lavoro enorme. Guarda, si vede anche nel filmato, in cui veniva inserito filo per filo a mano tutti gli 0 e gli 1 che costituivano il programma. Era un lavoro enorme, veramente, e mi spiace dirlo, però le donne non sono mai state riconosciute come il valore che hanno portato al progetto non è mai stato riconosciuto. Hanno portato un valore enorme, secondo me, perché è stata la loro attenzione, la loro dedizione che ha consentito di costruire questi oggetti in maniera così buona e affidabile. Immaginate un anellino che è difficile da dire quanto era grande, diciamo con un pezzetto di Lego, magari nelle immagini si riesce a intuire, dentro queste cose qui passano fino a 24 fili, che dovevano passare o non passare a seconda se dovessero simulare lo 0 o l'1. Ed è un enorme lavoro che è stato fatto, e colgo l'occasione per tributare qualche parola proprio per queste programmatrici dell'epoca, che sono state bravissime veramente, che non vengono mai ricordate. L'unico cenno che c'è in un film, scusate, in un libro di Steve Bales che ha scritto sulla GC, in cui c'è soltanto un cenno dicendo grazie alle programmatrici che hanno lavorato. In realtà, se non ricordo male, c'era anche una donna che ha lavorato, che era direttrice di tutta la programmazione. Tu ti ricordi, Dennis, chi era? Sì, allora, penso tu stia parlando di Margaret Hamilton. Sì, lei proprio, Margaret Hamilton. Margaret Hamilton, che peraltro è stata insignita qualche anno fa di una prestigiosa riconoscenza da Barack Obama. Margaret Hamilton, ecco, vediamo prontamente nella figura. Ecco, in questa foto Margaret Hamilton, che era giovanissima all'epoca, peraltro lei era una matematica. Voi dovete pensare che all'inizio degli anni 60, quando il programma, non il programma Apollo, ma quando iniziava veramente la corsa allo spazio e poi alla Luna, i programmatori non esistevano, semplicemente perché l'informatica non esisteva. Quindi di fatto erano tutti matematici, fisici, chiaramente prestati a questa materia totalmente nuova, totalmente da costruire. Quindi intanto una delle difficoltà più grandi era esattamente questa, cioè erano necessari degli esperti di una materia che non esisteva ancora. Oggi noi, nonostante non sia facilissimo diventare esperto in ambito informatico,
almeno sappiamo che cos'è l'informatica. All'epoca era totalmente da inventare, un qualcosa che non esisteva. Margaret Hamilton, giovanissima, entrò a far parte del gruppo che all'MIT avrebbe poi creato il software, eccola qui, la vediamo, entrò a far parte del gruppo che sviluppò l'Apollo Guidance Computer, il software dell'Apollo Guidance Computer. Nei momenti di picco, quindi di maggior carico, aveva addirittura qualcosa come 400 programmatori alle sue dipendenze. Lei, subito dopo essere entrata, si conquistò il ruolo di diciamo programmatore capo di un'intera divisione. Era una donna, era una mamma. Pensate che addirittura aveva una bambina molto piccola. Si narra che portasse sua figlia all'MIT in modo tale da poter continuare a programmare nei momenti in cui programmare in senso lato, comunque a scrivere software per la GC nel momento in cui sua figlia dormiva. E quindi aveva tempo di continuare questo grandissimo sforzo che è stato l'ingegnerizzazione di questo grandissimo computer che poi ad oggi è arrivato a noi in tutti i suoi dettagli. Quindi Margaret Hamilton sicuramente è una donna da citare in questo ambito. Volevo solo dire, la memoria che hai fatto vedere prima, Pierantonio, credo fosse una memoria ROM, giusto? Read-only memory, quindi quella dove il Sì, programma di fatto era una veniva. ROM. Sì, Perfetto. ed era ovviamente una volta costruita fisicamente non era più cambiabile. Esatto, una grandissima limitazione. Al giorno d'oggi Sì, è inimmaginabile. assolutamente. Non vedo come neanche come sia concepibile questa cosa. Però all'epoca non c'era scelta. Tra l'altro aveva anche il vantaggio enorme di essere molto resistente alle radiazioni che sulla Terra non sono così fondamentali perché c'è l'atmosfera che ci protegge, ma nello spazio le radiazioni sono terribili e fanno invertire i bit delle memorie continuamente. Quindi avere una memoria resistente alle inversioni, alle radiazioni era fondamentale. C'è qualche altra domanda? Ma io ho domande ancora io, eh? No, volevo dirvi che io vi ringrazio moltissimo per questo omaggio che avete fatto voi, se no l'avrei introdotto io perché io sono un po' sul pezzo gender gap, quindi vi ringrazio di aver introdotto da soli le donne che hanno reso possibile tutto questo, quindi non solo Margaret Hamilton, che comunque voglio ricordare voglio dire a chi non lo sa, c'è anche il set Lego e quindi lo potrai aggiungere ai vostri set, perché entrambi ce l'avete, per ricordare questa donna che ha saputo conquistarsi quella posizione. Quindi, sapendo quanto le donne ci mettono a conquistare una posizione, effettivamente possiamo capire le capacità che aveva questa grandissima donna. Però io vi vorrei chiedere questo ancora: si conoscono i nomi degli astronauti? Ma voi che siete degli esperti, sapete dirci, oltre a Margaret Hamilton, che avete descritto molto bene, altri nomi di informatici, che hanno reso possibile quest'impresa? Non so chi, magari Vai, vado io? sì, Antonio ci dice un paio, Allora, oppure. mi sembra necessario citare Eldon Hall, che fu quello che progettò, era capo di tutta l'informatica, cioè della progettazione di tutta l'informatica. Steve Bates era dal punto di vista operativo, si occupava di gestire dal punto di vista operativo. Eldon Hall invece era un uomo che si occupava di progettarla. Ovviamente non era da solo, stiamo parlando di un sistema di una complessità elevatissima, quindi era necessaria la collaborazione di tantissime persone. Tuttavia, lui fu in qualche modo un genio. Pensate che fu lui a progettare praticamente tutti i computer, a dare comunque un contributo molto significativo e comunque a progettare tutti i computer che ci sono stati fino agli anni 70 alla NASA. In particolare, lui si occupò di tutti i computer delle sonde, che andarono su Marte. No? Quindi lui costruì queste sonde, i computer che dovevano gestire le sonde che arrivavano su Marte, andavano in orbita, facevano le foto, eccetera, oppure che vi atterravano.
Collaborò anche attivamente al progetto Voyager e ai progetti Pioneer, che sono le altre sonde che arrivarono invece molto più lontano fino ai pianeti esterni. Fu riconosciuto da abbastanza tutti come un genio. Però le innovazioni principali, diciamo, i trucchi migliori, che sono stati addirittura ricordati da Neil Armstrong in una sua intervista, furono di Emil Smith, che fu era solo un programmatore, però aveva sempre l'idea giusta per risolvere il problema che si presentava. Lui diceva: "Ah, prova a usare questo programma in questo modo." Mi ricordo che nella mia simulazione che avevo visto 3 anni fa c'era quello errore, allora prova a utilizzare questo interruttore in questo modo, vediamo se lo risolvi. Era veramente, conosceva il sistema Apollo perfettamente ed era il riferimento per gli astronauti. Infatti, Charlie Duke, che era il capcom di Apollo 11, cioè l'astronauta che parlava direttamente con gli astronauti che erano in volo, cioè l'astronauta a terra che parlava con gli astronauti che erano in volo, quando c'era un problema si rivolgeva sempre a Emil per dirgli: "Tu che ne pensi? Cosa dovremmo dirgli?" E anche Jim Kranz, che era il direttore di volo, anche lui si rivolgeva sempre quando c'era un problema, e in un viaggio del genere ce n'erano sempre tantissimi. Era la prima persona a cui andavano a chiedere. Ed era un informatico, ovviamente problemi che riguardavano l'informatica, no? Quindi magari c'era il computer, non dico che faceva le bizze, però c'era qualche problema, oppure la telemetria che non era, che avevano dei dati un po' sporchi. Lui sapeva sempre cosa fare, sia sull'AGC che sui computer a terra. Era, quindi anche lui è assolutamente da citare. Ecco il Ah, senso. che bello questo qua è bellissimo. Ah, devo metterlo nella collezione. Abbiamo visto prima, quindi questa serie di tomi di programmi che aveva realizzato, tra l'altro era molto più alto quello che abbiamo visto, però effettivamente si vede che è ancora in costruzione, era il momento prima. Quindi lo potete aggiungere alla vostra collezione, certamente. Io ho qualcosina da far vedere perché io sono una fan Lego, sapete. Qualcosa ce l'ho, però non sono così preparata come voi. Vado più sulla robotica, quindi su altre cose. Io inizierei con qualche domandina che ci hanno fatto, vediamo se riusciamo, se sono riuscite a mettere via difficoltà. Allora, qua abbiamo Riccardo che ci chiede come facevano all'epoca da terra a sapere le coordinate esatte di dove fosse l'astronave nello spazio in un istante. Quindi avete già parlato di comunicazione, di calcolo, però questa comunicazione fra nave e terra, come avveniva e come ce la potete spiegare facilmente? Pensate anche a chi non è un esperto in materia. Vuoi andare tu, Dennis? Ma sì, ci provo. Allora, intanto chiaramente non esisteva il concetto di posizionamento globale di un oggetto, soprattutto nello spazio. Non esisteva sulla Terra, non esisteva nello spazio. Il Command Module, diciamo comunque lo spacecraft che era diretto verso la Luna e che poi sarebbe tornato, grazie dell'immagine della slide, era fornito di una sorta di, vediamoli come dei telescopi. Sostanzialmente era possibile fare una triangolazione a seconda delle stelle che vedevano da una sorta di finestrino. Poi in realtà era appunto un telescopio che consentiva di autolocalizzarsi a seconda delle stelle che vedevano gli astronauti. La comunicazione comunque con il centro di controllo, che non era uno solo, perché ricordiamoci che la Terra gira, quindi in alcuni momenti la nostra navicella, in rotta verso la Luna, poteva trovarsi in una zona in cui le comunicazioni erano più difficili, c'era una rete di stazioni di terra, la comunicazione avveniva via radio. Quindi, tra l'altro, c'è un film molto bello che vi consiglio, si chiama The Dish, non so se Pierantonio l'ha visto, te lo consiglio. Parla di una stazione di terra che proprio durante la missione Apollo 11 era una stazione australiana, che proprio durante la missione Apollo 11 venne scelta perché nel momento in cui il Lunar Module stava scendendo verso la Luna,
In quel momento quella stazione sarebbe stata portata radio e quindi in grado di ricevere il segnale. Proprio qui addirittura parlo del segnale televisivo di Neil Armstrong quando mise il primo piede sul suolo lunare. Perfetto, grazie dalla regia. Ecco, questo film intanto racconta benissimo i dettagli dell'epoca. E poi è reso anche divertente dal fatto che questa stazione australiana di fatto venne presa completamente alla sprovvista dalla NASA, perché loro avevano un radiotelescopio grandissimo che era già stato utilizzato precedentemente in altre missioni della NASA, ma non erano assolutamente preparati per un evento di tale portata mondiale. Quindi immaginate un paesino nella tranquilla Australia che venne totalmente stravolto da un evento di questo tipo, con tanto di problemi tecnici che hanno quasi rischiato di farci perdere il primo piede dell'uomo sulla Luna. Poi, in realtà, andò tutto bene. Il film è bellissimo, fa anche ridere, quasi una commedia, e vi racconta molto bene anche questo aspetto. Bene, Permettimi bene. di aggiungere un dettaglio tecnico. Emil, di cui vi parlavo prima, ideò il sistema per rendere molto precisa il posizionamento dell'astronave in volo. Il problema di sapere dove era l'astronave e dove stava andando, ovviamente, era il problema principale del controllo a terra, no? E Emil ebbe l'idea di utilizzare l'effetto Doppler, cioè la comunicazione che avveniva con l'astronave era radio. Le onde radio sono onde elettromagnetiche, quindi comunque sono onde. Se sono onde, si può utilizzare l'effetto Doppler. Misurando l'effetto Doppler, prendendo da 2 o 3 punti dalla Terra l'onda elettromagnetica, facendo un po' di calcoli, si riusciva a ottenere la precisione fino a 15 centimetri. Cioè, immaginate un viaggio di 384.000 km. E avere la precisione di 15 centimetri. Quello che riuscivano a fare, grazie all'idea di utilizzare la misura dell'effetto Doppler di Emil, questa era, secondo me, una trovata che mette in evidenza quanto questo personaggio fosse importante nella missione. 15 centimetri, così, eh? Quanto questa astronave qui, così. Così. Non perdi mai l'occasione 300. di vedere che tu hai il modellino montato, Sì, è eh? bellissimo, devo farlo Questo è un vedere, è troppo attacco, bello. questo è un attacco personale, ma mi vendicherò. Lo so, succederà, va bene, aspetto la vendetta. Adesso io mi metto un po' una sfida. Noi abbiamo dei commenti qua, anche di personcine piccole, quindi che non sanno neanche cosa sia un Commodore 64. Quindi voi avete fatto molti paragoni con computer che noi vecchietti conosciamo. Però per Youssef, che è un nostro seguace di Mupi, ogni tanto guarda i nostri talk, ci chiede quali erano le specifiche dei computer, quindi dei vari computer. Abbiamo visto qualcuno, però anche io aggiungo questa cosa per mettervi in difficoltà, parlare con un ragazzo di 12-14 anni, quindi della scuola media, i miei allievi, far capire le specifiche rispetto ai computer che loro utilizzano, che utilizzano adesso in questo momento. Posso provare a rispondere io? Sì. Allora, vediamo così. Facciamo finta che sei un ragazzo di 12 anni. Sicuramente sai che cos'è una somma, una sottrazione, cioè, speriamo, perché altrimenti le professoresse dovrebbero essere messe in guardia, diciamo. Allora, un computer è in grado di fare queste operazioni, tante di queste operazioni ogni secondo. Quante? Allora, i primi computer facevano qualche migliaio di operazioni ogni secondo. I computer di cui stiamo parlando arrivavano a 15-20.000 operazioni al secondo. I computer degli anni 80 arrivavano a circa 1 milione di operazioni al secondo, adesso siamo a parecchi miliardi di operazioni al secondo. Però facciamo finta che un'operazione sia una goccia d'acqua che cade dal rubinetto, d'accordo? Se una goccia d'acqua che cade dal rubinetto è un'operazione al secondo, quella era la velocità, diciamo che
con il rubinetto aperto era la velocità dell'AGC, del computer di quell'epoca, d'accordo? I computer di adesso sono più o meno come la cascata del Niagara in confronto. Immagina, la cascata del Niagara ha più o meno la portata di 1 miliardo di rubinetti aperti, d'accordo? Quindi il rapporto che possiamo dare, vogliamo dare un'immagine per questa cosa qui, immagina il rubinetto di casa tua aperto. Immagina una delle cascate più maestose e gigantesche del pianeta. Quella è la differenza tra la potenza di calcolo di 50 anni fa e quella che c'è adesso. Spero di aver dato un'immagine che possa essere compresa anche dai ragazzi. Scusate, sono un po' tecnico a volte parlare però. No, no, ma voi avete fatto giustamente dei riferimenti per quello, scusate, quello che è il nostro pubblico. E io ho notato una domanda sulle specifiche di questo tipo. Io ovviamente farò vedere questo filmato magari ai miei allievi e ho pensato di creare un paragone, quindi magari chiederlo a voi che siete degli esperti. Adesso io vorrei dare un commento che non è una domanda, un po' polemico. Che può riprendere quello che avete detto, quindi che conferma quello che avete detto. Marco ci dice che IBM fece una campagna molto sporca, documentata, per denigrare la proposta dell'AGC. Voi più o meno avete accennato qualcosa, siete d'accordo con questa affermazione? Dennis, Sì, vedo sì. che annuisce, cosa ci dici? Sì, è verissimo, è verissimo, è verissimo. Tuttavia non ci riuscì, quindi diciamo che il bene ha trionfato. Tuttavia, date le, diciamo così, difficoltà di questa operazione, IBM ebbe una piccola rivincita, ovvero voi dovete sapere che l'AGC, quindi il computer di bordo, serviva proprio per fare tutta una serie di calcoli sulla traiettoria, sullo stato della capsula, eccetera. Gli stessi calcoli però spesso venivano fatti anche a terra proprio per controllare che questi calcoli fossero corretti. Ecco, la NASA stabilì che nel caso i calcoli fossero differenti tra quelli a bordo e quelli a terra fatti col System 360 dell'IBM, i sistemi dell'IBM, quelli a terra, dovevano avere ragione, quindi si doveva preferire il dato calcolato dai sistemi a terra dell'IBM rispetto a quello diciamo, a bordo delle capsule e quindi fatto dall'AGC. Quindi è assolutamente vero, IBM fece questa campagna denigratoria proprio allo scopo di prendere, diciamo, l'intera torta, non ce la fece, però comunque il sistema IBM a terra venne, diciamo così, in qualche modo considerato più affidabile e quindi qualora i due computer restituissero dei risultati differenti, quello di IBM doveva essere quello considerato più valido. Ecco, ho un'altra affermazione, quindi un'altra curiosità che ci dà Marco è questa. Tutto il mondo dell'avionica usava essenzialmente computer analogici perché non c'erano computer digitali abbastanza compatti. Ad esempio, tutto il sistema di aumento della stabilità dell'SR-71, coevo delle missioni Mercury, Gemini e Apollo, era completamente analogico. Noi abbiamo visto le dimensioni, seppur compatti. Quindi questo paragone rispetto invece a questo altro settore ci fa capire come effettivamente mancava ancora un passaggio. Compatto sì, ma ce lo potevamo permettere per un viaggio di una missione spaziale, non per altri settori. Potete aggiungere qualcosa a questo commento del nostro spettatore, di Marco? Mi piacerebbe dire questo. I computer analogici sono stati fondamentali, soprattutto fino agli anni 60-70, nell'avionica e in generale anche dopo. Però appena si è potuti passare ai sistemi digitali, c'è stato un enorme miglioramento dal punto di vista dell'usabilità, dell'affidabilità e in generale della precisione di questi sistemi. Perché i computer digitali permettono di fare calcoli molto più precisi di quelli analogici e appena si raggiunge la velocità sufficiente non c'è storia tra le due tecnologie, naturalmente. Teniamo conto che un computer digitale
Facciamo un esempio. Un computer dell'epoca era la programma 101 dell'Olivetti. La programma 101 dell'Olivetti è stata fatta a Ivrea, poco lontano da casa mia, e aveva una potenza di calcolo molto più bassa rispetto a quella della GC e di computer, eccetera. Faceva poche decine di operazioni al secondo e aveva 260 byte di memoria, cioè veramente poca cosa. Era un computer digitale, però, che veniva utilizzato con molto profitto nell'epoca di cui stiamo parlando, proprio per la precisione che si riusciva a ottenere. Venne utilizzato addirittura sugli aerei per calcolare cose poco belle, tipo, guarda, la programma 101, calcolare, per esempio, quando un bombardiere doveva rilasciare la bomba, non doveva colpire il bersaglio. Quindi anche in quel momento lì, durante la guerra del Vietnam, venne utilizzato un computer digitale a bordo degli aerei. Bene, bene. Allora, io qua ho trovato un battibecco fra due persone che Riccardo ci dice, abbiamo parlato prima di donne, di parità di diritti, e abbiamo poco di parità di diritti, ma abbiamo parlato di donne in informatica, abbiamo dato anche un riconoscimento a queste donne, e qua mi parlano Riccardo parla del diritto di contare il film. In realtà poi Marco subito corregge e dice il diritto di contare è ambientato prima, però in realtà noi stiamo parlando di missioni spaziali, quindi quando parlavamo del prima della missione Apollo, ci potete dire qualcosa di questo film che sicuramente avrete visto, la storia si conosceva un po', dove effettivamente c'è questa parte di un passaggio del calcolo proprio fatto dalle persone alla scoperta dell'utilizzo di questi computer che, come avete detto, erano enormi, quindi stanze intere, e tra l'altro a quanto si vede nel film era un computer un po' parcheggiato lì, non sapevano per cosa usarlo, e quindi qualcuno è andato a leggersi il manuale. Vorrei fare un appunto: chi è andato a leggersi il manuale? Una donna, e quindi effettivamente è andato a vedere a cosa serviva quella cosa che occupava tanto spazio. E quindi cosa ci dite quindi di quello che succedeva prima di questa missione col film? Vediamo un'immagine del film, perché il nostro regista è fantastico, oggi dobbiamo ringraziare lui. Bene, chi ci vuole parlare di questa cosa, di cosa succedeva prima? Ma se volete ci provo io. Sì, ha ragione l'ascoltatore, questo film arriva immediatamente prima. Credo che, se non erro, perché l'ho visto chiaramente da grandissimo appassionato, ma ormai qualche anno fa, non è più nuovissimo, questo film credo che sia ambientato subito prima del primo uomo americano nello spazio, quindi si parla dei calcoli fatti ad esempio per Alan Shepard per diciamo tentare di essere il primo uomo ad orbitare la Terra. Poi in realtà sappiamo che l'Unione Sovietica ci riuscì per prima. In quel caso il film fa vedere che tutti i calcoli, quindi i calcoli orbitali, venivano fatti principalmente a mano da dei matematici, perché allora appunto era la figura del matematico il tecnico in grado di produrre determinati valori. E questo film ci fa proprio vedere, sempre da parte di IBM, diciamo l'inizio, diciamo la primavera di quello che era il calcolo automatico. E hai detto bene, Elena, di fatto quando arrivò il primo computer dell'IBM, che devo essere sincero non mi ricordo il modello, lo guardano come se fosse un bellissimo soprammobile, ma senza magari capire da subito come fare a tirar fuori le informazioni da questo oggetto. Credo che addirittura Alan Shepard, per tentare di appunto fare questa missione di orbitare la Terra, si fidava esclusivamente del calcolo umano fatto proprio dalla protagonista di questo film, e lo disse più di una volta: io non faccio nulla se a produrre i calcoli non è proprio questa persona. Quindi quello è proprio l'aggancio. Io dico sempre che, volendo così rivivere a livello di film quello che furono quei tempi, i film da guardare sono proprio Il diritto di contare, poi in questo caso ultimamente è arrivato First Man, che è poi la storia di Neil Armstrong, Apollo 13,
The Dish, scusate, The Dish che vi ho consigliato prima, e poi eventualmente Last Man, che credo sia anche un altro film ambientato sulla coda del programma Apollo. Ecco qua. Bene, bene, io in realtà avrei ancora un sacco di domande, ma purtroppo il tempo volato, abbiamo superato quello che è il nostro solito orario, ma mi ha fatto piacere proprio parlare con voi. Io vorrei ringraziarvi tantissimo, vi dico solo che io ho letto un po' di commenti, quindi avete un'ottima recensione per il momento, poi andremo a vedere nel dettaglio i vari commenti. È stata una serata molto interessante anche per quello che vuole fare Mupin, proprio la sua missione, che è quella di trasmettere una cultura tecnologica che a volte sembra un po' difficile, un po' di nicchia, un po' da nerd, ma oggi siamo riusciti sia a parlare di cose molto importanti, di cose molto difficili in maniera concreta, quindi abbiamo avuto anche ottime slide con degli esempi fantastici che ci ha fatto Denis, però io devo dire che il modellino di Pier Antonio è stato, diciamo, quello che ci ha aiutato di più a capire certi passaggi. Tra l'altro, devo confessare che ogni tanto ci vedevate un po' sorridere mentre parlavamo, perché effettivamente Pier Antonio, mentre parlava Denis, a volte proprio faceva i movimenti esatti e spiegava le parti. E quindi avremmo potuto usare lui come GIF, se non come slide. E quindi è stato molto molto interessante. Vi ringrazio, vi lascerei la parola ancora un attimo per dirci chiudere il vostro discorso e poi farei la chiusura e dare l'appuntamento la prossima volta. Allora, Pier Antonio, cosa ci puoi dire per chiudere il tuo discorso, la serata? Beh, vorrei ringraziare tutti quanti dell'attenzione, spero che sia stato interessante quello che vi abbiamo raccontato. Vi incoraggio ad approfondire l'argomento perché troverete tantissime cose curiose. Comunque, è proprio in generale importante, secondo me, ma credo che sia condivisa da tutto il Mupin, che la cultura dell'informatica venga diffusa perché è una scienza veramente interessante. A volte sembra un po' da nerd, come dici tu, Elena, però alla fine, secondo me, è davvero interessante. Se uno si impegna, può trovare anche delle buone occasioni di lavoro, se uno vuole pensare proprio solo alla cultura. Però, secondo me, è proprio la cultura che arricchisce il nostro modo di vivere. Passo la parola a Denis. Sì, anch'io ringrazio te Elena per aver condotto questa serata, il Mupin per avermi invitato. Io volevo, colgo l'occasione di questi pochi secondi per dire a tutti gli ascoltatori, appunto, probabilmente saranno già dei seguaci del Mupin. Il Mupin è il Museo Piemontese dell'Informatica, fa tantissime iniziative proprio per la divulgazione informatica, partendo dalla storia, ma non fermandosi solo nella storia, arrivando anche ad esempio all'educazione digitale. Il Mupin collabora con Coder Dojo, quindi insegna anche appunto diciamo, il pensiero computazionale ai bambini e ai ragazzi. È fondatore di questi Mupin Talk che appunto mi hanno ospitato e vi ringrazio ancora. Insomma, seguite il Mupin perché ci sono veramente tantissime iniziative che ci fanno capire il mondo dell'informatica partendo da quello che era appunto l'informatica ieri. Quindi grazie ancora anche per avermi invitato. Io vi seguo sempre e invito anche i nostri ascoltatori a seguirvi. E adesso vado a montare. Sorriso Pier Antonio, perché effettivamente ci ha fatto vedere il suo modellino, che tra l'altro tu hai fatto vedere quel pezzettino, ma tu hai tutto il modellino sicuramente già montato. Quindi abbiamo fatto anche la giusta pubblicità all'ego anche questa volta, visto che io sono una grande fan. Quindi io vi lascio adesso, vi saluto e vi do appuntamento al nostro prossimo Mupin Talk. Potete trovare i nostri vecchi interventi sulla nostra pagina e sul nostro canale YouTube, però
vi dico di stare attenti perché stiamo preparando delle cose molto interessanti. Io ho avuto il piacere di condurre questa serata, sono contenta perché io ho imparato un sacco di cose nuove, io magari sapevo qualcosina sui film e invece sono riuscita a capire tante cose nuove e dalle quali partire. Infatti ci sono degli ascoltatori che hanno adesso scritto che cercheranno di approfondire di più questi argomenti perché siamo riusciti evidentemente ad interessarli all'argomento. Quindi ringrazio tutti e vi saluto e ci vediamo al prossimo Booping Talk. Buona serata a tutti. Ciao a tutti. Ciao, grazie.